Teatro Golden, Maurizio Micheli nel suo cavallo di battaglia, Mi voleva Streller, spettacolo nato nel 78 e che ha avuto più di 1000 repliche. E allora il signore inglese, rivolto all'altro signore inglese, li fa, no, sorry, detesto il salmone in bottiglia. Stava il salmone in bottiglia, no? Perché certo il salmone pur essendo un pesce nobile, un pesce del nord al quale va il nostro saluto, una volta inserito in bottiglia non rende al mas. Ecco perché il signore inglese. Bene, io vi lascio in compagnia dei vostri maccheroncini, ma soprattutto vi lascio in compagnia del personaggio clou di questa nostra serata di cabaret in questo locale che ormai è diventato il punto di riferimento di Milano, il Ranchero, il nostro locale. Dicevo, vi lascio in compagnia del personaggio clou, il, perché è milanese, è il trombè dell'acquedotto, che in italiano suonerebbe il tromba, no, in italiano suonerebbe su trombe. No, quello è sardo. In italiano il trombè suonerebbe il trombato. No, in italiano è meglio che non suoni. Fossi una cosa che staglia su, sì. Il momento è giunto, il momento è arrivato finalmente. Domani è il gran giorno, il giorno del mio incontro con lui, col maestro, il giorno del tanto atteso provino. Anni che aspetto l'incontro con Giorgio. Stasera però intanto ho fatto uno spettacolo pessimo, non capiscono niente, non prendono niente, appena uno tenta una battuta un po' più fine, un po' più raffinata, che so, il salmone in bottiglia, per dire, salmone in bottiglia fa ridere, no? Umorismo anglosassone, salmone in bottiglia si ride. In fondo siamo a Milano, oh, siamo a Milano nel 78, siamo alle soglie degli anni 80, salmone in bottiglia deve far ridere. Niente, non capiscono niente, non prendono niente, analfabeti bestie. Io lavoro da anni per delle bestie ignoranti, analfabeti, maledetti. Lo spettacolo Mi voleva Streller nasce nel 1978, più di 1000 repliche. Ci può dire come nacque l'idea? Dunque, l'idea nacque... lo scopo era raccontare la storia di un attore che deve fare un provino col maestro, perché Giorgio Streller è stato un grande maestro. E questo provino non era il solito pezzo imparato a memoria, il solito brano di repertorio, ma in realtà la storia della sua vita sceneggiata. Quindi voleva raccontare al maestro la sua storia ed era una scusa per raccontare anche tante mode culturali dell'epoca, tanti momenti teatrali, però visti con gli occhi di un attore che viene dalla provincia e che quindi così rielabora queste mode culturali, queste cose teatrali dell'epoca con la sua mente, con i suoi occhi, con la sua mentalità. Era un modo per ironizzare su tanti tic, tante manie culturali dell'epoca teatrale e al tempo stesso raccontare la vicenda di un attore che si scontra e si incontra col potere, col grande potere, cioè il grande maestro. Ne uscì uno spettacolo comicissimo che allora ebbe un grande successo e che per questo lo faccio ancora. Lei non ha cambiato le battute, i poster in scena, è rimasto uguale, perché? Perché si svolge nel 78 e ogni epoca deve avere il suo teatro e ogni teatro la sua epoca. E il problema è che quest'epoca purtroppo il teatro non ce l'ha tanto, perché le novità italiane sono rare, perché il teatro deve raccontare il costume dell'epoca in cui nasce. Questo spettacolo è del 78 e racconta quegli anni lì, dal 68 al 78. Per rifarne un altro dovrei scrivere un altro testo e raccontare gli anni, anche se devo dire negli ultimi 30 anni non è successo moltissimo al teatro. E dal 78 oggi lei ha potuto vedere come il pubblico fruisce, forse in maniera differente da allora ad oggi, questo spettacolo? È cambiato in qualche modo? Beh, qualche cosa sì, perché sono passati 30 anni e sono cambiato io, nel senso che io faccio lo spettacolo e al tempo stesso mi guardo con un occhio critico dall'esterno e quindi ciò, diciamo, sono maturato, ecco, ero un ragazzo, adesso non più. E poi devo tenere presente il fatto che il pubblico dopo 30 anni di televisione è meno abituato al teatro, cioè la televisione, l'uso televisivo, lo zapping televisivo fa sì che oggi si debba essere più veloci a teatro. Una volta ci si poteva permettere qualche pausa in più, qualche tempo lungo in più, qualche concessione in più.
oggi abituati alla televisione 24 ore su 24 quasi, e quindi tra telecomanda devi essere molto veloce e catturarli, quindi ecco, questo è cambiato, il pubblico è un po' cambiato, ma devo dire a questo spettacolo reagisce sempre molto bene. Il suo personaggio dice: l'attore è un contenitore a disposizione del regista, quindi qual è la sua idea di attore? Beh, questa è una frase finale che questo attore disperato che lavora in uno squallido cabaret di periferia e deve sogna la grande prosa, dice per accattivarsi il maestro, naturalmente. Questo una volta forse era, adesso un po' meno, certo con Streller, sì, Streller che io ho conosciuto naturalmente perché vengo dalla scuola del piccolo teatro, eri un recipiente, un contenitore nelle sue mani, anche perché è quello che ha inventato la regia. Non è che è il regista, ha inventato la regia, perché prima di lui, cioè prima del 47-48 quando ha cominciato a fare le regie, anzi 47, c'era il direttore, c'era il, che era capocomico, prima attore e direttore, montava gli spettacoli, Edoardo De Filippo per intendersi, montava i suoi spettacoli, li scriveva, li dirigeva e ci recitava. Streller è l'inventore, prima c'è stato Anton Giulio Bragaglia, devo dire, ma Streller è stato l'inventore della regia. Anche Visconti dopo, ma Streller in particolare. Per noi Maurizio Micheli è un maestro. Nel suo sito si legge: troppo serio per essere un comico, troppo disincantato per essere un attore di prosa. Che intende? Perché oggi i presunti o non presunti o i comici sono un po' più così disponibili, un po' più... Allora io mi vergogno di fare certe cose, mi vergognerei di farle e cerco di rispettare il pubblico teatrale facendo delle cose, se possibile, posso dire raffinate, ecco, raffinate, ecco perché sono povero. Al tempo stesso ho un'autoironia e un senso dell'umorismo molto forte, che è anche la mia rovina, perché non bisogna avere troppo senso dell'umorismo e troppa autoironia, perché ci si danneggia, l'attore deve credere in se stesso, deve andare. E questa cosa mi limita un po', quindi in uno spettacolo di prosa, serio, drammatico, forse mi verrebbe da ridere, non ci crederei, non lo farei bene. Io spero che i maccheroncini vi siano piaciuti, buoni, eh? A proposito, non fate caso a questa canzoncina di sottofondo, è uno scherzo che mi combina tutte le sere il maestro. Maestro, ma io te l'ho detto mille volte che come musica per la mia entrata voglio La Primavera di Vivaldi. Ma figuriamo, lui non sa neanche chi è Vivaldi, è convinto che Vivaldi sia una mezzala della Sampdoria. La Sampdoria, no? La squadra di calcio, la Sampdoria di Genova, Vivaldi è un cognome genovese, potrebbe nascere le quinte, non importa. Oh, vedo che stasera c'è un pubblico molto signorile che è venuto a vedere il nostro cabaret, per cui direi di cominciare subito con una cosettina culturale, tanto per alzare un po' il livello artistico della serata. Dunque attenzione, attenzione perché è un flash biblico, è un flash biblico. Io rido perché la so già, non esisto. Dunque c'è Gesù, noto personaggio, no? Gesù, che sta in un American bar, sta sorseggiando un whisky, però è molto giù, molto depresso, molto abbattuto. Entra un signore trafelatissimo e gli fa: Gesù, Gesù, presto, corri fuori, c'è un falegname che cerca suo figlio. Gesù si precipita all'esterno, grida: papà! E il falegname: Pinocchio! Giuseppe falegname, no? Giuseppe, ma anche Pinocchio a sua volta è figlio di... Di chi è figlio Pinocchio? È figlio di Geppetto, anche lui, diciamo, nel ramo legni. Qui c'è questa professione comune dei babbi, Giuseppe e Geppetto, professione comune, da cui nasce l'equivoco, no? Pinocchio, invece non è Pinocchio. L'equivoco che voi mi insegnate è fonte di inesauribile comicità a teatro, no? Quando c'è un equivoco a teatro tutti ridono... In un altro teatro. Vedono l'ora che... Vabbè, non importa, non nasce l'equivoco, ma puntuali come sempre tornano a voi i topi di Foggia. Niente, non capisco. Non capisco niente, neanche Pinocchio hanno capito. Pinocchio è facile, andiamo a Pinocchio, una barzelletta, dai, avrà 100 anni.
E poi Pinocchio è un personaggio popolare, Pinocchio. Pinocchio è un burattino col naso. Non ho detto Proust. Se dicevo Proust, papà, Proust! D'accordo? Ci piace tornare molto indietro nel tempo. Com'era il cabaret, il suo cabaret degli anni 70? Era come è nato il cabaret nell'Ottocento tedesco e francese. Era un teatro da camera, cioè un teatro di sintesi, senza grandi scene, anzi pochissime scene, con pochi attori, dove si faceva la satira di costume, la satira letteraria, la satira anche politica. Io non l'ho mai fatta molto perché non è il mio genere. Comunque era un teatro colto. Questo, il cabaret nasce così, non nasce come uno che esce vestito da pazzo e urla per tre minuti, tali sono i tempi televisivi, delle follie. Quello no, quello è figlio più dell'avanspettacolo minore che del cabaret. Il cabaret era un teatro da camera, un teatro sintetico, un teatro colto, dove si ironizzava su delle cose importanti ed era una bella cosa, insomma, basta citare i Gobbi, ecco. Una cosa per Francavaleri, Salce, Caprioli e Bonucci facevano delle cose molto divertenti, molto intelligenti. Poi purtroppo tutto si sciupa, tutto si degrada, è diventato un'altra cosa. E le faccio questa domanda perché colpì particolarmente me lo spettacolo Un paio d'ali nel 96. La commedia musicale italiana esiste ancora? Temo di no, nel senso che Un paio d'ali era Garinei, Giovannini, Kramer, quindi un periodo irripetibile. Noi l'abbiamo fatto con Pietro Garinei, che faceva la regia, e la Ferilli, Mattioli, era un grande spettacolo, uno degli ultimi grandi spettacoli della ditta G&G. Oggi è difficile perché la commedia musicale è diventata un po' un museo, come l'opera lirica, insomma. Ecco, noi facemmo quello e andò benissimo, fu un grande successo con delle musiche meravigliose di Kramer, eccetera. Oggi non vedo nuove commedie musicali, c'è qualcosa, ma insomma certo non vedo molto, ecco, nella commedia musicale. Infatti si continuano a fare commedie musicali di importazione, non nostre, non so perché, però sta diventando un po' come l'opera lirica. L'opera lirica, se tu non fai la Butterfly o la Ida o il Trovatore o Turandot ogni anno alla Scala, fai opere minori, funzionano meno. Opere nuove minori non ci sono, perché l'opera lirica non la scrive più nessuno, e quindi si va sul museo. La commedia musicale va un po' sul museo o sull'importazione dai soliti americani. Nel corso della sua carriera lei ha scelto quali film interpretare. Il suo rapporto con il cinema qual è? Di voglia di farlo, e che purtroppo è avvenuto, sì, ma non abbastanza, insomma. Cioè io sarei stato molto più contento di fare altri film e invece ho fatto quelli dove mi hanno chiamato, ne avrei fatti molti di più se capitava. Quelli che ho fatto, va bene, sono contento di quelli che ho fatto, ecco. Diciamo che avrei voluto farne di più, perché mentre mi sono totalmente realizzato col teatro, perché il teatro è il mio pane, sono 40 anni che lo faccio, e col cinema è un amore, è una specie di così, è rimasto un po' a metà, anche se qualcosa ho fatto, ma vorrei fare molto di più. Qui al Teatro Golden c'è anche un'accademia, quindi un seguire il percorso di ragazzi in formazione. Può, se vuole, dare un consiglio, un sostegno ai giovani attori che stanno iniziando? Venire qua, perché questo posto io non ho nessun motivo per dirlo, insomma, non è mio, io sono ospite, però è un posto raro, nel senso che Andrea Mai ha creato in questo posto una specie di università del teatro, c'è tutto, c'è la sala teatrale, c'è la scuola di danza, la scuola di recitazione, la scuola di musica, una scuola di musical addirittura. È un posto unico, e lui l'ha creato perché ha pensato anche alle nuove generazioni, al ricambio, senza la retorica dell'accademia, d'arte. No, è una scuola dove c'è anche un teatro, dove gli attori, i giovani vengono e imparano. E io il consiglio che posso dare è che se uno ha talento e ha passione, non deve pensare che c'è la crisi, perché la crisi c'è dappertutto, tanto, non soltanto tra gli attori o nel teatro. Se uno ha passione e crede di avere talento e ha molta passione, quindi al punto da sopportare tutte le umiliazioni, i problemi che ci sono a fare questo mestiere, che è un mestiere difficile, deve andare avanti, deve insistere. Grazie davvero. Il baschetto ce l'ho, e dalla
seconda media che ho il baschetto io. Aspetta, uno fu al baschetto, un po' alla francese, bonjour. Bonjour, je suis ici pour l'audition. Je suis ici pour l'audition. L'audition, je voulais faire les prouvées sur les palcos. Le prove sulle palcusce, su l'upalcusce, ma quelle è abruzzese, no? Non va bene, me ne accorgo io, figuriamoci, lui è stonato, è stonato. Ma che stupido, ma come non ci ho pensato prima, ce l'ho qua, ma certo, ce l'ho qua, un bel maglione nero di quelli che porta anche lui, Giorgio, però il mio più vecchio, dito sui gomiti consumato, in modo che lui pensa che il suo maglione è molto più bello del mio. E mi prende a ben volere, mi vede di buon occhio, mi fa, perché lo so che lui lo fa, mi fa: dove l'ha comprato quel simpatico maglione? Perché lo so che lui lo fa. Dove l'ha comprato quel simpatico maglione?